Prego. Una sconfitta, cioè una vittoria comunque un po' sofferta, ma che comunque vi sblocca definitivamente fuori casa, soprattutto dopo gli ultimi risultati come quello che giocavate. Sì, diciamo che è stata una vittoria sofferta, abbiamo sofferto molto, però siamo stati bravi a fare subito due gol sia inizio primo tempo che inizio secondo tempo, cosa che non è successo a Reggio Calabria, dove magari avevamo giocato meglio, però non siamo stati cinici come oggi. Il mister prima ha detto la fortuna è che posso contare sui giocatori pronti all'occorrenza. Ha fatto proprio l'esempio di Zillo che all'inizio nelle gerarchie doveva essere quasi un rincalzo, invece stai trovando lo spazio che si merita. Beh, io continuo ad allenarmi tutti i giorni, do sempre il 100%, poi il mister giustamente deve fare le sue scelte, va in campo chi sta meglio e chi merita di giocare. Nicolas, ciao. Sì. Hai fatto un ottimo lavoro secondo me da mezzala, dicevo anche prima a Sadonia, il lavoro anche soprattutto molto su Pessino, no? Che è il costruttore di gioco della Paganese, credo che poi credo più di non andare a prendere tu cercando di non farlo sostanzialmente ragionare, e credo che l'hai fatto bene almeno fino al 2-0. Insomma. Sì, il mister prepariamo durante la settimana bene le partite, quindi dovevamo fare un determinato lavoro le mezzali e penso che l'abbiamo fatto abbastanza bene. Questa vittoria a Tommaso Cancellotti, che oggi purtroppo non è potuto essere della partita perché ha avuto dei problemi in famiglia, gli siamo molto vicini e siamo sempre con lui e la sua famiglia.